Problema, abbiamo rimontato i freni nuovi, ma la pinza rimane frenata e il pistoncino non rientra dentro. Quindi praticamente noi freniamo, il motore frena, ma la ruota rimane frenata. Dobbiamo revisionare la guarnizione all'interno del pistoncino. Per una buona revisione ci vuole una buona pulizia. Cominciamo a smontare tutto. Notate, quando sfilo questo, lo prendo dal dado, non dalla filettatura, che altrimenti si rovina. Sfiliamo senza rompere la guarnizione. Anche questo era un po' grippatello. Ora, per togliere il pistone ci sono diversi trucchi. Uno dei più gettonati è, con l'aria compressa qua dentro, farlo uscire. Ho messo un anellino di gomma qui, dopodiché col compressore l'ho letteralmente sparato fuori. Attenzione a non mettere le mani dentro, perché quando è partito l'ha veramente sparato. Allora, il pistoncino tutto sommato in buone condizioni. E l'anellino di gomma che dobbiamo rimuovere è quello là dentro. Rimuoviamo i due paroli interni. Ma perché si rovina la pinza del freno? Un po' per usura, un po' per la sporcizia. Guardate sia qui che anche nelle altre parti in movimento, sabbia e sporco e accorciano drasticamente la vita. Puliamolo per bene. Lubrificando un pochino il gommino lo possiamo estrarre. Per pulire, sgrassatore e spazzolino. Per pulire a fondo le parti interne utilizzeremo il brake cleaner. Se tutto è pulito, il pistone scivolerà senza attrito e i paroli dureranno molto tempo. Puliamo le sedie delle guarnizioni, sia da un lato che dall'altro, e il gioco è fatto. Anche il pistoncino deve essere perfetto. Guarnizione distrutta, questa che vedete non è sporcizia, è proprio gomma sfilacciata. Ho comprato un kit di guarnizioni e paroli originali della Honda. A confronto si capisce subito lo stato di usura. Rimettere le guarnizioni all'interno è abbastanza facile. Se vi aiutate con un cacciavite, fate attenzione, non danneggiatele, sono molto sottili. Quando noi premiamo la leva del freno, andiamo a comprimere l'olio all'interno di questo foro. L'altro foro che vi indico è quello che serve a far uscire eventuali bolle d'aria accumulate attraverso la vite di spurgo. Lo spurgo in alto perché lì si accumula l'aria e da lì la dobbiamo far uscire. Inseriamo il pistoncino e adesso entra e scorre perfettamente. Prima era completamente bloccato. Quando siete sicuri che i pezzi siano ben asciutti, potete rimontare tutto. Per reinserire la calza usate lubrificante al silicone o olio di vaselina. Vi sconsiglio di usare un cacciavite per inserirla dentro, se la bucate è finita. Usate il grasso per cuscinetti per lubrificare sia il perno che l'interno della calza. Se notate, alla fine ha un gradino. La cuffietta deve agganciarsi al gradino, ok? Molto morbida ed elastica. Quindi ingrassiamo bene il pezzo, lo inseriamo, mettiamo un po' di grasso all'interno del parapolvere. Questo è molto seccante. Dopo averlo sempre lubrificato col grasso per cuscinetti, dovete agganciare il parapolvere alla pinza, far scorrere il perno all'interno e agganciare il parapolvere all'esterno del pistoncino. Pulito la pinza da sbavature di grasso, vado a rimontare le pastiglie. Devono essere inserite e fissate con due perni. Sporcate un pochino col grasso a rame dietro per evitare fischi e vibrazioni. Per inserirle dobbiamo fare una leggerissima pressione, perché dietro c'è la molla. Avvitiamo direttamente questi. Strette le viti, la pinza è pronta per essere rimontata.